Vai. Questa è una delusione grande come si è messa la partita, no? Delusione è una parola grossa. Rammarico, un po' di tristezza. Io credo che questi ragazzi, li auguro a qualsiasi allenatore di averli, perché credo che hanno fatto qualcosa di straordinario. È chiaro che era un passo da andare in finale e loro sono stati bravi, nonostante che erano in 10, a farlo. Il primo tempo abbiamo sofferto molto, il secondo si era incanalata bene. Non c'ho niente da rimproverare ai ragazzi se non di fargli i complimenti. Credo che un risultato così sia una cosa veramente straordinaria, credo anche irripetibile, e quindi non c'ho da rammarico. Anche vado in ferie consapevole di aver fatto insieme ai miei ragazzi, la società, i tifosi, tutti qualcosa di straordinario, e quindi non c'è, nello sport bisogna saper perdere e dire complimenti all'avversario che ci ha creduto, ha fatto gol come noi l'abbiamo fatto all'andata, loro l'hanno fatto al ritorno, e giustamente chi è arrivato terzo deve avere un vantaggio, e quindi è giusto che loro abbiano avuto questo vantaggio, e quindi vanno in finale loro. Però ai ragazzi non c'ho da dirgli niente, anzi complimenti, ho visto che piangevano, ho detto non piangete perché siete stati degli eroi, avete rappresentato una regione con grande orgoglio. L'anno prossimo puoi dire che no. Non lo so adesso, ho bisogno di staccare, di riposare, ho bisogno di andare a casa, perché abbiamo tirato 7 mesi, come se si può dire, dei muli, ho chiesto ai ragazzi sempre qualcosa di più, loro me l'hanno dato, ho chiesto qualcosa di più a me stesso e ho cercato di darglielo, siamo arrivati a un passo dalla storia, però adesso ho bisogno di staccare, ho detto che adesso andiamo in albergo, festeggiamo, perché noi dobbiamo festeggiare. E domattina ci svegliamo, prendiamo l'aereo, torniamo a Bolzano e siete tutti liberi. Non farò più allenamenti perché non ce la faccio più, e credo che abbiano bisogno tutti di riposo, di vacanze e di andare con orgoglio in vacanza. Mister, io devo fare complimenti al modesto osservatore per la performance sua, questa squadra, il cammino, quella che stava a Madrid, ha fatto un'ottima stagione fino a sfiorare il compasso. Ci sono state però, anche alla luce delle ultime performance, delle accuse, un po' una critica un po' troppo veemente, che ha parlato sui confronti di anticalcio, nel senso che, diciamo, un po' con l'aiuto di Abbendato si è cercato, insomma, di arrivare alzando l'asticella a un risultato, insomma, in effetti un po' insperato. Cosa dice in questo senso? Perché in fondo il Bari non avrebbe poi demeritato la finale, ricordo, ai punti, diciamo così. Ma i punti siamo lì, tipo 59... 58, non lo so se... certo, siamo lì, certo, siamo lì, un po' del primo tempo abbiamo sofferto le pene dell'inferno, chiaramente, di fronte a una grande squadra, un grande pubblico, i miei ragazzi forse all'inizio erano un po' intimoriti, poi dopo piano piano si sono... Chi dice che Fante è un anticalcio? Non lo so cosa vuole vedere. Io credo che l'organizzazione sia la base di tutto. Noi siamo molto organizzati, siamo molto difficili da affrontare. Non il fatto che noi, il portiere, oggi ha fatto una parata e un gol che abbiamo preso. Quindi vuol dire, se questo vuol dire anticalcio, io non so cosa vuol dire il calcio. Cioè giocare con 10 giocatori di là, poi perdere le partite, è facile. Io credo che devo essere molto ligio a quello che mi chiede la mia società. Se la società mi ha chiesto la salvezza, devo tirare fuori il meglio, poi siamo arrivati a questo. Io non so se è l'anticalcio, non lo so, glielo so spiegare cos'è il calcio. Quello di Guardiola, stiamo parlando di 12 fenomeni, 13 fenomeni. Io non vedo tutto questo calcio poi nel calcio italiano. Vedo squadre organizzate. Se palleggiare fra difensore centrale, portiere, difensore centrale e calcio, a me non mi piace. Questo glielo dico sinceramente. Io credo che il calcio sia un po' più veloce, di attacco alla profondità. Credo che anche il Napoli sia un po' lo specchio di questo. È vero che c'è più palleggio, ma bisogna anche avere qualche giocatore per avere il palleggio, per farlo così. Io credo che io ho avuto dei giocatori straordinari per fare questo tipo di calcio, e credo che se tutti diciamo anticalcio, beh, ditemi che sono l'anticalcio, ma ho sfiorato la storia, quindi sono molto felice. Grazie.